apprezzato i ringraziamenti che fate al comune, perché è un impegno doveroso, poi sempre ragionamenti fatti in amministrazione, fatti in giunta, fatti collegialmente, quindi condivisi. È chiaro che il calo di risorse c'è, bisogna reinventarsi e bisogna chiedere ancora di più uno sforzo a tutte le persone che vogliono veramente, chi dà con sostanze, chi dà con il tempo, è sempre più poco, tutti hanno i loro impegni e quant'altro. Però la Coppa è un impegno morale in questa comunità, perché avere 46 anni alle spalle di edizioni, aver mosso migliaia e migliaia di corridori da tutta Italia, vedere poi negli albi d'oro le manifestazioni correnti, vedere i nomi di chi fin da bambino. Ora parliamo di qualcosa che possiamo dire di Casaleggio, ma Matteo Trentini ha fatto la coppetta ed è arrivato, quindi sono riferimenti importanti per i giovani dello sport, come si parlava appunto dell'educazione ad amare lo sport, a tutti gli sport. Noi in questo caso siamo qui per la bicicletta, che amiamo in modo particolare per queste condizioni. Certo, è un momento di difficoltà. Il comune è diventato, sta diventando quasi il massimo sponsor, io personalmente sono orgoglioso di questo, ne terremo conto anche in sede di bilancio, perché riteniamo che anche tutto quello che è contorno, che non è solo manifestazione ciclistica per cui veloce e la coppa, sanno meno per la vita. È impensabile rinunciare ai fuochi d'artificio, impensabile a rinunciare alla sfilata. Per la sfilata, per la verità, quest'anno, insieme all'assessore della Gaudenza, abbiamo inteso proporre alle società sportive tutte di partecipare con la loro divisa. Cioè, io credo che sia necessario che tutti vivano questa giornata di sport, che poi sono due weekend di sport, con il sentimento del vero sportivo. Qui abbiamo parlato presenti Giorgio Tolga del CONI, stato l'anesi che nel consiglio del CONI. Insomma, ieri lo sport è tutto, e quindi io spero che queste associazioni recepiscano questo nostro invito a partecipare domenica alla sfilata, che è veramente una sfilata spettacolare. E molti la ricordano proprio per i coriandoli leggendari, per questi colori, cioè unica nel suo genere. Sentir dire da chi viene da fuori è unica, straordinaria, eccezionale, complimenti a noi qua, a centenari, eccetera. A volte crea un certo imbarazzo e da un certo punto di vista crea anche un forte orgoglio, perché mi pare che anche quest'anno, tra uno sforzo e l'altro, la portiamo a casa. Da parte mia, e chiudo veramente, un grazie generale diffuso, a partire da chi ci ospita, l'ostello diretto da Michele Tessaro. Se avete modo poi di girare un 460 gradi, guardate, nonostante le difficoltà e l'impegno, grazie ancora a questa nostra autonomia, potrebbe sembrare una battuta tipo elettorale, ma non c'entra, quelle che sono le risorse e la possibilità di gestirle in tempo reale, a differenza di altre regioni che non lo possono fare. Porteremo un campo sintetico nuovo, la piscina coperta, avremo un centro di primordine, dire a livello trentino poco, passatemi questa, lo è stato proprio sicuramente a livello nazionale, sarà rifatto il manto della pista di atletico, sarà potenziato un impianto luci, una copertura per parte della tribuna da adibire locale per il giudice e quant'altro. Cioè, qui c'è movimento, perché ci si crede, e chi ci crede mette prodotti, c'è chi metterà più soldi, chi ci mette giornate di fatica, sudore, di tempo rubato alla famiglia molto spesso, e addirittura si mette in ferie. Quindi voglio dire un grazie a tutti, a 360 gradi, perché è l'unica parola che mi esce più in modo più spontaneo, e penso che quale parola spontanea è anche la più. Grazie, buona Coppa d'Oro.